ho accettato questa proposta fatta dal mister e dal direttore sportivo. Niente, siamo partiti sotto il punto di vista dei risultati male, però come gioco bene. Però sappiamo tutti che a questo gioco servono i punti e speriamo che già da domenica ne possano arrivare già tre, che ne abbiamo proprio bisogno. Ci manca un po' di malizia e quando vai a giocare in campi come quelli della Viterbese o a Roma devi metterci qualcosa in più degli altri, se no non basta solo giocare bene. Niente, ora stiamo lavorando, abbiamo ricominciato la settimana bene, stiamo bene, il mister già è carico come tutta la squadra per affrontare la squadra domenica e dobbiamo portare a casa subito i tre punti. Io sono arrivato la settimana dell'Olbia, prima non ho potuto fare il ritiro con loro, ma il mister è una persona che è semplice, normale, non è un esaltato, non è niente di che, cioè è una persona che vuole far bene alla squadra, vuole far bene lui, vuole portare la squadra a far punti e niente, noi lo dobbiamo seguire perché secondo me quello che lui ci fa fare sono cose giuste, cose che io accetto perché secondo me vivo il mondo del calcio come lui, cioè non mi piace sempre aspettare gli altri, ho voglia di andare a farli male prima io. E quindi niente, mister è questo qui, spero che noi possiamo fare altri risultati perché lui se li merita e ce li meritiamo anche noi. Ho sposato sto progetto con la società, io voglio portare il Selagius alla salvezza, come ho bisogno degli altri ragazzi perché sono loro che mi danno la forza magari per far bene o per fare altro. L'obiettivo mio è tornare tra i professionisti, magari o qui un altro anno, l'importante quest'anno io mi pongo l'obiettivo della salvezza. Poi il gol non è importante se arriva, sono arrivati due casualmente, preferivo farne due nella porta mia e portare a casa tre punti, quindi penso più alla squadra che a me stesso in questo momento. Sono annate van bene, annate van male, l'anno scorso ho fatto un'annata male perché non do colpe a nessuno, perché io fisicamente non mi sentivo come l'anno prima, non mi sentivo al 100% e magari la società, il mister si aspettava qualcosa in più da me e cose che io purtroppo non gli ho saputo dare. Il ricordo più bello che ho alla Samp è quando ho alzato la Supercoppa Italiana appena arrivato, c'era Riccardi, c'era Zazza, c'era Soriano, Cristi, Ciccio Bianco, Marilungo, Fiorillo, gente forte, gente che per fortuna loro, per demerito mio. Io quello che ho fatto l'ho fatto sempre al 100%. Possiamo dire che quell'annata lì sono stato un po' sfortunato, nel senso che la Sampdoria è retrocessa l'anno che io mi allenavo con loro, potevo, non potevo esordire, quindi un rimpianto c'è sempre nella vita, oppure l'anno scorso a Castiglione, magari quest'anno c'è già un rimpianto che stiamo qua da tre punti invece che ci meritavamo minimo 9 punti o 12 punti.